Siano lodati Gesù e Maria. Allora, amici piccoli e grandi, oggi hanno appena appicciato la candelina perché è la seconda domenica d'Avvento, giusto? Oh, questa è la domenica dove c'è come protagonista un personaggio che abbiamo sentito nel Vangelo. Chi è? Giovanni. Giovanni chi? Giovanni il Battista. Giovanni il Battista era un uomo bello ruspante, eh? Avete sentito? Faceva un po' di penitenza. Avete sentito il Vangelo? Come era vestito Giovanni il Battista? Con la pelle di cammello. Fa fresco con la pelle di cammello, o no? E che se mangiava? Uno verrebbe da fare una battuta, ma me la risparmio. Qualcuno avrà capito. Capite? San Giovanni Battista le mangiava per penitenza le cavallette. Comunque, vabbè. Perché così? Perché lui aveva il compito di annunciare che stava per arrivare chi? Gesù. Perché noi non possiamo... Questa domenica si chiama la domenica di Giovanni Battista, perché noi non possiamo incontrare Gesù se non abbiamo un tramite, uno che ce ne parla, un mediatore. Perché? Perché Gesù è una presenza misteriosa, qualcuno te ne deve parlare, te ne deve far conoscere. Perché andate al catechismo voi, per esempio? Perché il catechismo si dovrebbe insegnare un po' a conoscere Gesù e quello che pensa. Anche durante la Santa Messa, io adesso dopo le letture faccio questa piccola spiegazione perché... per aiutarvi un po' a capire, a decodificare quello che Dio ci ha detto attraverso la sua parola, perché anche la parola di Dio a volte è un po' difficile da capire, ok? Qual è la cosa fondamentale che diceva San Giovanni Battista? Ci sta nel Vangelo di oggi, sono due paroline, una e due. Chi se la ricorda? Bravo, che hai detto? Ripeti. Raddrizzare il sentiero di Gesù. Raddrizzare i sentieri. E poi, prima di raddrizzare i sentieri, c'è un'altra cosa. Battezzare con lo Spirito Santo. No, quello viene dopo. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Cioè, capite che succede? Succede così. Il Signore viene, no? Quindi lui cammina per una strada. Noi nella nostra vita camminiamo per le nostre strade. Che succede? Che la strada di Gesù e la nostra si devono incontrare. Ma perché questo avvenga, avete visto come si dice, no? Dobbiamo camminare per la retta via, no? Quindi se stiamo camminando per una strada storta, cioè Gesù viene qua e noi stiamo andando di qua, capite che non ci incontreremo mai. Dobbiamo raddrizzare la via perché si realizzi questa cosa, ok? Mi seguite? Raddrizzare i sentieri. E preparare la... Come si fa? Quando è che noi non camminiamo sulla retta via? Quando è che i nostri sentieri sono storti? Quando facciamo peccato. Ma che bravo! Bravo! Si dice, no, quando si fa un peccato uno è uscito dalla retta via, giusto? Si dice, l'avete mai sentita questa espressione, no? Quello è uscito dalla retta via. Ma se usciamo dalla retta via, che succede? Che noi stiamo... qua, Gesù sta qui, non ci incontriamo mai, perché Gesù non incontra una persona se questa sta nel peccato senza averlo riconosciuto, averlo confessato, pentirsene e volerne lasciare, ok? Quindi oggi facciamo un pochettino di quali potrebbero essere i sentieri storti su cui camminate voi ragazzotti. Quindi quali sono i peccati vostri, che tanto pure quelli dei grossi? Vediamo un po'. I videogiochi. Lui dice videogiochi. Siete d'accordo? I videogiochi sono una... lo dico io, sono una strada storta sicuramente in due casi. Sicuramente. Quando i videogiochi sono brutti, ci sono dei videogiochi che sono... violenti. Esatto, molto violenti. Quelle non vi fanno bene, quelle cose lì, perché sappiate che le immagini che voi vedete vi si imprimono dentro il cervello, sia le immagini violente, sia
lo dico così, per così chi capisce capisce, chi non capisce non capisce, le immagini sporche. Quelle cose ci entrano dentro il cervello e guardate, a 50 anni, io ce ne ho 52, anche se l'avete visto adesso, ve le ricorderete come se l'avete viste ieri. Perché per dimenticare un'immagine così forte ci dovrebbero fare l'elettroshock. Quindi non è che dice, sai, ho visto sta cosa, non mi confesso e poi finisce. No, con la confessione Gesù ti perdona di averlo fatto, ma purtroppo quella monnezza ti resta in testa e ti condiziona. Quindi, quando sono violenti, oppure quando si sta troppo tempo davanti ai videogiochi. Quindi se io voglio fare un giochetto tranquillo, e qui i genitori devono stare attenti, per 10 minuti, un quarto d'ora, dopo che ho studiato, vabbè, se ci sto 3 ore davanti ai videogiochi, via storta. Via, un'altra via storta che potreste percorrere? Bestemmie. Giusto, no? Siamo tutti d'accordo, questo è facile. Poi? Non ascoltare i genitori. Anche le parolacce, questo lo dico pure per i grandi, le parolacce molti pensano che sia un peccatuccio, come se faccio peccato di gola, nel senso che oggi ci facciamo una bella magnata, un po' troppo, vabbè, tutto sommato, ci sta. Non sono un peccatuccio le parolacce, San Paolo dice che non sono un peccatuccio. Voi sapete che esiste un diavolo, dicono gli esorcisti, che è il demone del turpiloquio, che è incaricato di suggerirci le parolacce e farcele dire. Capito? Ci fa il gobbo, capite se sono i gobbi, il suggeritore. Quindi, così come questo lo dico sempre per i grandi, gli esorcisti ogni tanto bisogna leggere quello che scrivono, che sono sempre, perché loro stanno a contatto con il nemico e quindi ci istruiscono. Sapevate che esiste un demone del fumo? Sì, sì, del fumo. Uno che spinge gli uomini a fumare, le sigarette pure, non solo le canne, perché le canne siamo tutti d'accordo, spero che non siano fumare. Elettroniche, le sigarette con i videogiochi, qualunque cosa, quello non si fa, non si fa problema. Allora, altre cose che potrebbero non funzionare, altre vie deviate da correggere, perché se queste cose non le correggiamo stiamo sempre così, Quanto ci abbiamo? Dai, ci abbiamo altri 2-3 minuti. Fare il dito medio, è giusto, perché le parolacce non si dicono solo con la bocca, si dicono pure con i gesti. Pure se te faccio così, te faccio la linguaccia, tu hai capito, insomma, che non è che se te mando un bacino, tu sei contento, te faccio la linguaccia, no, giusto? Che parliamo anche a gesti, no? Poi, sentiamo. Rispondere male. Rispondere male, d'accordo? Tu, dimmi. Picchiare. Crocchiare? Picchiare. Picchiare. A Roma si dice crocchiare, la stessa cosa. Ok, bene, giusto. Poi? Rubare. Rubare. Poi? Dire le bugie. Poi? Ammazzare. Mamma mia. Speriamo che questo ancora, insomma. Poi? Non aveva detto qualcuno che i peccati che riguardano il nostro Signore? Vedete che non. Vediamo un po'. Non fare la guerra. Fare la guerra? Che dici tu? Non ascoltare Dio. Non ascoltare Dio. Non rubare la donna di un altro. Non rubare la donna di un altro. Poi. Che dire? Tu che ancora non hai parlato? Menare. Menare. Tu? Che dici tu? Vai. Oh, ce l'hai fatta a dirlo qualcuno, non andare a messa, di tutti che abbiamo detto fatto adesso, è quello più grave di tutti per ora, Poi. Non pregare. Oh, non pregare. Poi le preghiere si dicono tutti i giorni, mattina e sera, Mi raccomando. Le parolacce mai, ma le preghiere sempre. Sì. Non mangiare sempre dolci. Questi sono i peccatucci di gola, quelli sono ucci quelli là, Non rispettare. Non rispettare, poi? Non offendere. Offendere? Non commentare. Commentare, fare i commenti, questi sono i peccati nuovi. I commenti balordi sui social, che si mettono dietro le tastiere. Sapeste quanti ne scrivono a me? Che c'ho un esercito di gente che me li modera i commenti,
che io non ho tempo, che se no ti mettono tutto quel monnezzaio, te l'appiccicano sulle bacheche e sui video. Andare sempre a messa. No, quella è una cosa buona. No, nel senso sto dicendo... Sì, sì, lui è stato, dove sta? Eccolo lì. Come ti chiami tu? Pierluigi. Pierluigi è stato il primo a beccarla questa cosa. Vabbè, ce la siamo detti abbastanza. Più o meno l'abbiamo detti tutti, bravi, eh? Non confessarsi. Bravo. Oppure quando uno va a confessarsi... dirne 2 su 5 o 3 su 10 o 4 su 3 o 3 su 4. Poi andare a confessare prima della comunione. Ecco, bravo, no? Farsi la comunione senza essersi confessati, quando uno sa di aver fatto una marachella grossa. Non essere contento. Non stare nella gioia. Questo lo vediamo domenica prossima, ti hai fatto il prequel, perché domenica prossima sarà la domenica della gioia, la terza d'avvento, e parleremo come non essere nella gioia per un cristiano è un problema, perché i cristiani sono sempre contenti, i diavoli sono sempre tristi e arrabbiati. Lo so io. Che di? Non scappare dai genitori. Non scappare, che vuoi? Dice, non bisogna scappare di casa. Beh, giusto, insomma. Allora, che dire? Stavo fino a mezzogiorno, sì. Sì. Che? Non scappare dai diavoli, no, sì, ecco, esatto, ascoltare quello che dicono i diavoli, quindi dargli retta, dite. Non prendere l'ostia, quando siamo in grado di poterlo fare, poi? Ascoltare il diavolo non si deve fare mai. Bravi, non rispondo. Stop, sono qua. A proposito dei diavoli, perché c'è una cosa che non avete fatto molti di voi, l'ultima, che vi avevo detto di non fare, e molti di voi l'hanno fatta lo stesso. Noi non abbiamo disobbedito a Halloween. Ah, che cosa? Che qualcuno è venuto a bussare a casa tua a fare dolcetto e scherzetto. Ecco qua, e ringraziasse Dio che per carità cristiana non gli ho risposto, perché se scendevo gli rompevo le ossa, ok? Poi prendevo, se c'erano i vestitini da strega o da cosa, glieli prendevo e li facevo a mille pezzi e poi li bruciavo, d'accordo? Mi raccomando, l'anno prossimo, adesso fermi, va bene, raddrizziamole tutte queste vie e faremo un grande Natale, abbiamo detto una montagna, bene, quindi cerchiamo di fare in modo che queste cose le lasciamo. Facciamo un buon Natale dove incontriamo il Signore sulla via della rettitudine, d'accordo? Siamo lodati Gesù e Maria.